Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi trattiamo un argomento un po' particolare. Tutti quelli di voi che naturalmente lavorano, che fanno videomaker, fotografi, lavorano nella motion graphic, nella post-produzione, fanno effetti visivi, diciamo tutto quello che abbraccia la post-produzione video e anche un po' foto, può rientrare in questa guida che oggi voglio andarvi ad illustrare. Certamente non è la guida risolutiva ad ogni problema, ma è un buon modo per cominciare ad essere organizzati e lavorare molto più velocemente. Uno degli aspetti, l'aspetto su cui voglio focalizzarmi oggi, è quello dell'organizzazione di una cartella di progetto. Secondo me è uno di quegli argomenti tabù per chiunque, special modo negli ultimi per i professionisti che hanno almeno 10 anni di attività, dove all'inizio l'utilizzare il computer, la workstation, era completamente diverso rispetto ad oggi, con cui si fanno cose differenti, in cui si lavora in modo differente. E nel tempo io ho dovuto, per poter lavorare, ho dovuto sviluppare un mio sistema per poter organizzare le cartelle di progetto, e a mano questo sistema è diventato uno standard che utilizzo per qualsiasi tipologia di progetto, che sia l'editing di un corporate, che sia uno spot pubblicitario nazionale, siano effetti visivi per un film o altro. Io utilizzo sempre la stessa struttura di progetto per organizzare il tutto. Questo cosa mi consente? Questo mi consente di ricordare esattamente ogni file dove è catalogato in quella determinata cartella, e quando andrò a riprendere quella cartella, avendo sempre lo stesso schema mentale, io vado a riprendere già so dove sono i file, dove troverò il materiale. Così facendo diventa tutto più semplice, special modo se voi collaborate con delle persone. Quindi se siete più persone a lavorare su un solo progetto, grazie a questo sistema e ad un'organizzazione ben precisa ed organizzata del lavoro, è possibile non perdere file in giro per i computer. Ho visto computer di amici professionisti che sono imbarazzanti, hanno tutto buttato sul desktop del loro computer e non hanno un minimo di organizzazione. Allora ho voluto fare questa piccola guida per il sistema che ho costruito io nel tempo. È una gerarchia di cartelle, una cartella con delle sottocartelle, che ho sempre conservato. Nel tempo io ho modificato leggermente quella che è la struttura, ho modificato i nomi delle cartelle per cercare di ricordarli sempre nel tempo, ma sostanzialmente è rimasto tutto invariato. Quindi, invece di farvela vedere, andiamo a comporla insieme. Diciamo che noi abbiamo una cartella che chiamiamo cartella di progetto, d'accordo? L'ho definita progetto. Ora, all'interno di questa cartella io devo andare a creare una serie di sottocartelle per poter organizzare qualsiasi tipologia di lavoro. Quando partiamo dal lavoro, che siano delle riprese, che sia un corporate, che sia un commercial, che sia un corto, che sia un servizio fotografico, che sia una sigla motion design, qualsiasi cosa, partiamo dagli asset. Gli asset cosa sono? Sono i nostri elementi, i nostri materiali su cui poter lavorare. Quindi andiamo a realizzare la prima delle nostre cartelle, che sarà la cartella asset. Ora dobbiamo andare a popolare quella che è la cartella degli asset, e noi di asset ne abbiamo di diverse tipologie. Partiamo dalla più importante, che è normalmente il girato. Questa cartella, che andrà all'interno della mia cartella degli asset, è la cartella fondamentale dove noi andiamo a mettere quello che è il nostro girato. Dopo il girato, quello che verrà, io come girato intendo anche per la mia metodologia di lavoro, sia che siano file video che siano file audio, quindi materiale girato sul set. Poi andiamo avanti, e quello che possiamo andare ad inserire sono, ad esempio, parlando poi, dopo dovremo andare a montaggio, che ci saranno delle musiche. Quindi faccio una cartellina dove metterò tutti i brani musicali che utilizzerò per il mio montaggio. Dopo le musiche sono sicurissimo che ci saranno di sicuro dei sound effect. Quindi chiamiamo una cartellina sound effect e andiamo ad inserire all'interno, così che tutti i file che possiamo andare a trovare in giro possiamo inserire all'interno. Una volta oltre al girato, quello che possiamo avere è del materiale di repertorio. Un po' tutti i videomaker che si rispettino hanno creato nel tempo un piccolo archivio, e lo chiamiamo di repertorio, del materiale di repertorio che noi abbiamo, e lo mettiamo in questa cartellina qui. Poi può capitare di prendere delle clip online, quindi delle clip stock, che sarebbero quasi la stessa cosa del repertorio, soltanto che io vado a differenziare quello che è il materiale stock preso dal web e quello che è il materiale di repertorio che io ho in archivio.
Dopo di questo, di sicuro è probabile che capiti il doppiaggio o voice over, possiamo chiamarlo in tanti modi. Io ho dato un nome generico che è quello del doppiaggio, ma può essere il voice over, può essere una voce fuori campo, possono essere tantissime cose. E io lo definisco e butto tutto dentro questa cartellina che per me è il doppiaggio. Poi arriva il mix. Quando si lavora, non si lavora soltanto all'interno del software di montaggio, ma si lavora anche con software esterni, per ad esempio fare il mix audio, arriverà un momento dove dovremo esportare il nostro mix audio e metterlo in una cartellina. E questo per me è la mia cartella del mix dell'audio. Arriviamo alla fine di questa cartella aggiungendo una cartella con gli extra, perché può sempre capitare del materiale che non è contemplato all'interno di queste altre cartelle e lo andiamo a infilare nella cartellina degli extra. Ora, questi sono i nostri asset, quindi è il nostro materiale di produzione, ma può capitare di fare una pre-produzione. Quindi abbiamo avuto dei brief con il cliente, facciamo una cartellina pre e noi andiamo a infilare all'interno di questa cartellina tutto il materiale a nostra, che ci può servire per la nostra, per la realizzazione del nostro video. All'interno di questa cartellina cosa possiamo trovare? Diciamo di uno script, perché il nostro cliente ci fornisce degli script, un soggetto, una sceneggiatura, possiamo scriverla addirittura noi e ci può tornare utile per poi andare a realizzare il nostro video. Quindi dopo lo script quello che può arrivare è uno storyboard. E quindi ci creiamo una cartellina storyboard dove andare a mettere all'interno tutti i nostri disegni fatti con Photoshop, con Paint, a matita e poi fotografati col cellulare, così da avere archivio di quello che stiamo facendo. E poi due cartelle che per me sono fondamentali, ossia le referenze delle immagini. Ad esempio il cliente vuole un determinato look per il proprio lavoro, ci prende un'immagine da Google, ce la manda e quella per noi è una ref image, quindi un'immagine di reference. Stesso concetto si può applicare ai video, quindi facciamo un'altra cartellina e la chiamiamo reference video. Naturalmente voi le cartelle potete personalizzarle come volete e nel frattempo potete creare la vostra struttura di progetto. Rammento ogni tanto che questa è quella che io ho trovato migliore, con cui mi riesco a trovare meglio, con cui riesco a lavorare in modo ottimale. Quindi, fatta la preproduzione, passiamo adesso alle fasi successive. Quello che adesso verranno sono tutte le cartelle per i vari progetti. Allora, parliamo di montaggio. Allora, io creo una cartellina, chiamo project-edit e questa sarà la mia cartellina dove all'interno andrò a mettere tutti i miei progetti di montaggio. Ma può capitare che in questa cartella, mentre montiamo e finiamo il montaggio di un video, di una timeline, vogliamo esportarla. Non per forza in un video, ma dobbiamo passarla ad esempio in DaVinci, quindi noi facciamo una sottocartellina e la chiamiamo, io l'ho chiamata XML_EDL. Non esiste solo l'XML per poter trasferire le informazioni di timeline, ma esistono anche altri sistemi. Uno di questi, dei più utilizzati, è l'EDL. Questa era per me la mia cartellina di progetto per il montaggio. Quello che viene dopo, o che può addirittura venire prima, dipende dal tipo di lavorazione, è project-CGI. Perché? Perché io mi occupo anche di 3D, quindi all'interno di una mia cartella progetto, anche se poi sarà inutilizzata, io inserisco sempre quello che è tutto il mio materiale, tutte le mie sottocartelle per poter avere sempre rimandi e non dimenticare mai la loro posizione. Quindi per chi dovesse fare 3D tra di voi, questa è una cartella che vi potrà servire. E cosa ci mettiamo all'interno? Di sicuro models per i modelli, ci mettiamo all'interno una cartellina chiamata RND, Research and Development, quindi ricerca e sviluppo, perché può capitare di dover sviluppare, immaginarsi qualcosa. Una cartellina chiamiamo Shots, con i vari file di progetto delle varie inquadrature lavorate. E un'altra cartellina che chiameremo Texture, per poter mettere all'interno tutte le nostre texture. E questa è una cartellina base, naturalmente, poi di progetto in progetto a volte capita che vengono espanse solo determinate cartelle perché ho bisogno di molta più specificità. Questa è la mia cartellina per i progetti in CGI. Dopo il montaggio della CGI, quello che può arrivare è il compositing. Quindi vado a crearmi un'altra cartellina e la chiamerò project-comp.
sempre con la lettera maiuscola perché sono un fissato, project-comp. All'interno non troveremo nulla, semplicemente perché qua dentro andranno soltanto le cartelle con i vari progetti di After, di Nuke, quello che sia, il software di compositing che voi utilizzate. Ora quello che arriva è project-color. Naturalmente tutto il processo dopo il compositing, l'editing, la CGI, arriva la color, e nella color io inserisco una serie di sottocartelle che mi sono utili in fase di organizzazione. La prima è from VFX. Ho aggiunto from VFX. Arriveranno di sicuro delle inquadrature e degli shot che io ho compositato, e quindi quelle che non vengono dal software di montaggio e dal girato arriveranno da questa cartellina che è from VFX. Poi troviamo una cartellina che è to VFX. Nel caso in cui noi lavoriamo con un software di color come ad esempio DaVinci, lo utilizziamo come software di editing online, quindi nella fase di finalizzazione, quando dobbiamo mandare i nostri materiali al reparto degli effetti visivi, dal software di color li esportiamo per i VFX e quindi li mettiamo in questa cartella qua. E poi io inserisco un'altra cartellina che è il soft import, per l'importazione di file aggiuntivi rispetto a quello che noi abbiamo all'interno del nostro montato o girato. Detto ciò, abbiamo completato anche la cartella dei progetti color. Quello che adesso arriva all'interno del workflow lavorativo è la cartella render. La cartella render, che sarà sempre quella più pesante di tutte perché conterrà i render di tutto quello che noi facciamo, conterrà la cartellina CGI render, la cartellina color render, la cartellina comp render e la cartellina per il conforming. Perché queste cartelle? Beh, allora, alcune sono facili da immaginare. I render del CGI, quindi i render 3D, i render della color, i render delle composizioni, quindi parliamo di compositing, ed infine abbiamo la cartellina per il conforming. Il conforming non ne abbiamo mai parlato, se non sbaglio, in nessun video, ma è un processo che viene effettuato e lavorato quando si lavora con macchine da presa che generano file molto pesanti. È una sorta di, neanche generazione di proxy, ma di sottocampionatura del materiale. Quando ad esempio un film viene girato in 5K con una RED, al cinema non andrà in 5K, ma andrà per l'Italia in 2K. Quindi cosa viene fatto? In fase di editing online, quindi non quello creativo definito offline con Premiere, quello che verrà fatto sarà comprimere tutto il materiale a 5K in 2K. Questa è la procedura di conforming, ma è una cosa abbastanza complessa che viene poi, di cui poi ne parleremo con calma in futuro. Siamo arrivati alla cartellina. Queste cartelline naturalmente sono vuote perché andranno aggiunte all'interno le sottocartelle con i vari render, quindi oltre questo non andiamo. Diciamo che abbiamo importato il materiale, abbiamo fatto la preproduzione, abbiamo fatto i nostri modelli 3D, abbiamo fatto il compositing, il montaggio, la color, abbiamo renderizzato il nostro materiale. Adesso arriva il momento di sottoporre il materiale, quindi il nostro prodotto finito, al cliente. E io creo una cartellina a parte che si chiama copia lavoro. Nelle copie lavoro io inserisco tutti i file video non definitivi, ma chiusi, completi, da sottoporre a eventuali clienti. Naturalmente qui saranno tutti H264, A720, quindi file leggeri da poter girare sul web. Ed arriva infine la cartellina più bella, che quando si popola vuol dire che il lavoro è finito, la cartellina dei deliveries. E qui in questa cartellina andremo ad inserire tutti i file definitivi che noi esportiamo dal nostro software di editing / software di finishing, come può essere ad esempio DaVinci se utilizziamo quello per chiudere il lavoro, o addirittura Premiere direttamente quando chiudiamo un lavoro esportiamo un file master, un file per il web, un file per la TV ed eccetera eccetera. E quindi questa cartella diventa l'ultima ad essere utilizzata perché ci andiamo a mettere all'interno il lavoro finito.
Con questa struttura di progetto io ho affrontato lavori di tantissime tipologie diverse, quindi dal lavoro di solo montaggio al lavoro di solo compositing, uno spot completo, quindi da parliamo montaggio, post-produzione, conforming, color, serie televisive. Io ci ho fatto di tutto con questa struttura di questa cartella senza mai stravolgerla, quindi a me ha aiutato tantissimo lavorare in questo modo qui. Io spero che questi miei consigli possano aiutarvi a migliorare la vostra organizzazione, l'organizzazione dei vostri materiali, dei vostri progetti, e così quando un giorno andrete a mettere quella cartella di progetto all'interno di un hard disk per metterla in archivio, tra 10 anni la riaprirete perché vi servirà un determinato file e sapete esattamente dove andare a trovare lo script, lo storyboard, la copia lavoro del giorno tot, il file definitivo, eccetera. Se non usate la stessa struttura, createne una voi, una che vi consenta di ricordare esattamente nel tempo quello che fate. Insomma, spero che questo video vi sia piaciuto e in special modo vi aiuti a mantenere organizzato il vostro processo lavorativo. Se avete delle domande potete scriverle qui nei commenti, condividete questo video con tutti i vostri colleghi che hanno sempre il desktop intasato di materiali, quindi progetti, sottoprogetti, file buttati qui e lì. Non dimenticate di iscrivervi al canale perché arriveranno delle recensioni molto particolari. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video.